Un saluto ai nostri lettori e ascoltatori di Sicilia 24H. Torniamo, come ogni anno, con la famosa intervista di mezz'estate in compagnia del direttore Lelio Castaldo, che saluto. Direttore, buon pomeriggio. Buonasera Simona, buonasera ai nostri straordinari lettori di Sicilia24H.it. Fa molto caldo, direttore, vero? Troppo, potremmo dire Questa troppo, quest'anno troppo. è una nota dolente, forse più della crisi idrica della che c'è. Parleremo tra un pochino, quindi non anticipiamo nulla. Direttore, abbiamo un po' di argomenti di cui parlare quest'anno, tutti importanti, quindi incomincerei ad entrare nel vivo di questa intervista. Agrigento si avvia a diventare capitale della cultura 2025. Ormai mancano pochi mesi, dal 1° gennaio festeggeremo questa cosa importante, importantissima. Come stiamo arrivando L'evento però? più unico che raro per Agrigento, l'evento Evento più più unico che raro. unico che raro, ma come stiamo arrivando a questo evento? Questo traguardo così prestigioso, come ci stiamo arrivando? Tu già entri direttamente Sì, come perché è un tema che mi sta partito particolarmente a dal cuore, nocciolo della questione, considerando gli sì. eventi. Ebbene, come arriviamo? Arriviamo, potevamo arrivare più veloci. Qualcuno vuole che non arriviamo. Credo che stiamo arrivando con una velocità, come dire, a scartamento ridotto. Però anche i treni a scartamento ridotto arrivano nelle stazioni predestinate, fanno scendere i passeggeri e quindi questi ultimi vengono accontentati. E io dico che, questo è il mio modestissimo pensiero, il non viaggiare con un Frecciarossa, viaggiare con lo scartamento ridotto, sia dovuto a una serie di fattori di impreparazione, ma da parte di tutti, perché non è facile trovarsi dinanzi a un evento di così tanta importanza che purtroppo ancora molti non hanno capito nella nostra dirigenza. Perché, direttore? Certamente. Perché non lo hanno Certamente, capito? Perché non lo hanno capito? perché è più grande di loro, evidentemente è più grande di loro. E non nascondo che potrebbe anche esserci qualcuno che Agrigento, capitale 2025, possa essere più grande di loro, uno di questi loro potrebbe essere anche qualcuno dell'organizzazione. Cioè qui, ripeto, occorreva correre e stiamo andando lentamente. Ma stavo dicendo che certamente uno dei motivi principali che ha frenato questa corsa sono state le polemiche, non nascondo, cara Simona, che, questa è una mia supposizione, fra chi viene assalito da questo problema forse più grande di lui, che si chiama Agrigento Capitale 2025, possa essere anche qualcuno del comitato, della fondazione. Comunque, il tempo di fare polemiche, a parte che non, perché ci sono state, lo sappiamo tutti, non c'è più. Ora occorre solo guardare avanti. Passata questa imminente festa di Ferragosto, non possiamo, non possono più adagiarsi ancora, perché davvero il tempo è ormai minimo e dobbiamo arrivare assolutamente preparati al 1° gennaio 25, anche perché dobbiamo, da quella data, si deve cominciare necessariamente a dare risposta. Direttore, le polemiche ovviamente hanno influito sul cammino verso questo obiettivo. Troppe polemiche, troppi detrattori, come li chiami tu, anche una sorta di odio verso questa città.
che assolutamente non merita. Questa politica di trattori, l'odio, soprattutto l'odio, hanno avuto la mala influenza, ribadisco, nel frenare la corsa di questo treno. L'odio. Dicevamo che poco fa ci ho detto che fra le tre possibilità c'è anche quello centrale, e ci sono numerosi odiatori, non solo sociali, che certamente non vogliono che si realizzi questa importante manifestazione. Allora, e qui a Agrigento, caro Simone, te ne sarai accorta anche tu dagli articoli, dal video, da quello che è successo in questi ultimi 8 mesi, è stata una guerra che fortunatamente è contro pochissimi sparuti, un gruppetto di quattro soggetti che quotidianamente hanno il compito di gettare fango su Agrigento, sugli agrigentini, sulla amministrazione del sindaco Franco Micichè e su tutti coloro i quali sono non contro di loro, ma che la pensano, non la pensano come loro. Del resto uno di questi, uno dei nani detrattori, recentemente ha detto: ho con me contro di me, quindi una delle peggiori frasi coniate nel corso della storia della società civile. Sappiamo bene che diceva queste frasi, lui l'avrà detto senza evidentemente rendersene conto, perché spesse volte quando questo maledetto parla, parla senza cognizione di causa e non capisce quello che dice. Sì. Tu in questo periodo sei entrato in polemica con il PD, con la Chiesa, con Don Mario, anche tu, è un periodo di polemiche che ti coinvolgono un po' più da vicino. Non è che sono entrato in polemica, io non ho fatto alcuna polemica, assolutamente no. Iniziamo dalla Chiesa o dal PD? Dimmi tu, da dove preferisci? Dalla Chiesa. Quando io sono stato intervistato da Riccardo Graziano e mi ha detto: tu parteciperai alla manifestazione contro la crisi idrica, io ho detto di no, perché non vado a partecipare a manifestazioni che sono prettamente politiche. Manifestazioni in questo caso organizzate dal PD, sarebbe stato lo stesso se la manifestazione fosse stata organizzata da Fratelli d'Italia. E quindi io non vado alle manifestazioni politiche, perché non faccio politica, faccio tutt'altro mestiere. Ovviamente io mi sono, ho mostrato delle perplessità a vedere la Chiesa in prima fila, attraverso un prete, attraverso anche Monsignor Damiano, che è il nostro arcivescovo, essere lì in quella manifestazione, avendo loro, attenzione, non mie, perché io mi posso anche sbagliare, ma avendo loro anche la consapevolezza di partecipare ad una manifestazione prettamente politica, con un colore politico, io ho avuto da ridire su questa cosa. Non ho fatto nessuna polemica, ho detto: a me questa cosa non è piaciuta. Questa manifestazione, queste due manifestazioni che si sono tenute, non è che si sono tenute per criticare la crisi idrica. Questo era l'oggetto, questo è quello che passa e questo è il segnale che ognuno di noi riceve. Ma in realtà, sotto banco, queste due manifestazioni sono servite per attaccare prima il sindaco e poi Sua Eccellenza il prefetto di Agrigento. Se dobbiamo dirla tutta, se poi dobbiamo nasconderci, ci nascondiamo e va bene, facciamo tutto quello che volete, ma se dobbiamo andare a solo, non a caso, Monsignor Damiano, persona saggia, in un'intervista è da dire: attenzione, quasi un ammonimento. Non protestiamo contro qualcuno, ma andiamo a protestare contro la crisi idrica. Lungimirante, uno che
ha visto bene, insomma, come stavano le cose. E dovevamo tutti nasconderci dietro la crisi idrica, quindi queste buffonate, io personalmente che le chiamo buffonate, e nessuno mi può dire nulla, tra l'altro esposto anche le motivazioni, io non ci vado, tutto qui. E Don Mario si è arrabbiato con me perché ho detto questo prete in prima linea, eccetera, eccetera, c'è stato un documento contro di me. Insomma, spero che la cosa finisca qui, ma non solo quella che, come chiami tu, ma non lo è polemica, ma spero che non abbiano più a verificarsi episodi del genere, perché vedere un prete con un microfono in mano al palco sotto il comune dove c'è il sindaco, attorniato dalla bandiera comunista, dalla bandiera della CGIL, proprio lui aveva uno sfondo di queste bandiere, insomma, quasi quasi fa male all'occhio. Un po' pittoresco. Polemica con il PD, ma quale polemica? Siccome, come ho detto io, queste manifestazioni, la prima è servita per attaccare il sindaco e la seconda il prefetto, così è stato. Così è stato perché durante le contrattazioni tra il popolo che era giù e il prefetto che era su, Sua Eccellenza va a dire: attenzione, alcuni, il principale organizzatore, non fomentiamo ancora di più questo casino, che già l'aria si era abbastanza surriscaldata. Uno che è qui ad Agrigento per la ricerca della tranquillità sociale, credo che abbia fatto il proprio dovere, no? Ha invitato alcuni degli organizzatori a moderare i toni, perché se si esasperano possono arrivare al punto tale che possono anche accadere scontri tra di loro. Scontri tra di loro che io non escludo assolutamente, da quando in questi giorni il principale organizzatore di queste manifestazioni, o palesemente o sotto banco, il rappresentante del Codacons di Agrigento, il rappresentante di Rosa Codacons di Agrigento, siccome lui non è andato dal prefetto con la sua icona Codacons a protestare, ha contestato i suoi compagni di merenda, i suoi compagni di viaggio, cioè tutti coloro i quali avevano fatto la prima manifestazione. Lui si è dissociato, ma la cosa grave non è tanto questo, perché ognuno è libero di fare quello che vuole, ma dargli di gente con pochissima dignità mi è sembrato eccessivo. Lui ha detto: io non ci sono andato, chi ci è andato preferisce farsi gli amici, preferisce leccare alla politica, preferisce far parte del sistema, cioè quelli che fino a un'ora prima hanno dormito e mangiato con lui. Lo so che non crederci, ma è così. E gli ha detto: è questione di dignità. Ora, dare del poco dignitoso a Don Mario, a Fofò Buscemi, al satirico Cartannilica, a tutti i loro pregi e i loro maggiormente difetti, a Gero Acquisto, a tutti questi, di uno che fino a un'ora prima, ripeto, era seduto e mangiava accanto a voi, a me è sembrato eccessivo. E non so che conseguenze può avere questa frase. Adesso dicono che sono io, che so Billo. No, l'ho detto lui, non l'ho detto io, così come quella che tu chiami polemica con il PT. Il segretario del Partito Cittadino, del Partito Comunista Cittadino, Nino Cuffaro, il giorno dopo la manifestazione sotto la prefettura, ha avuto modo di contestare nel modo più civile possibile. Attenzione, ecco perché qualcuno ha gridato allo scandalo, no. Ha avuto il modo di contestare il prefetto perché si era permesso di dire agli organizzatori: teniamo i toni bassi. Come se avesse dato delle coltellate sia a Don Mario che ad Alfonso Buscemi della CGIL. Si alza lui il giorno dopo, il paladino della non sappiamo di cosa, segretario cittadino del Partito Comunista, e dice: io sto con Don Mario,
e con il sindacalista non sto con il prefetto. Va bene, fin qui ci può anche stare, ma questo non fa altro che dare ragione a quello che ho detto io, che queste manifestazioni erano contro qualcuno, non per protestare per l'acqua. In questo frangente, ore dopo, giorni dopo, intervisto Sua Eccellenza il Prefetto, il segretario del Partito Comunista Trigentino, Nino Cuffaro, il giorno dopo, ha scritto una nota dicendo di essere un pochettino risentito con Sua Eccellenza il Prefetto, perché questo si era permesso, uno, come dicevamo, che deve garantire l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica ad Agrigento, a Tommale, alcuni degli organizzatori, di moderare i toni anche fra di loro, perché l'attenzione era tanta e questa stessa poteva essere come una mano d'aiuto a far litigare anche tra di loro, una parola forse maldetta, mal capita. Ecco perché il prefetto si è permesso, tra virgolette, di dire teniamo i toni bassi. E certo. Cosa hanno detto al segretario del Partito Comunista? Parolacce. Subito lui fa un comunicato. Io sto con Don Mario e con il segretario della CGIL Buscemi. Non sto con il Sua Eccellenza il prefetto di Agrigento. Tutto qui. Va bene. Queste parole non sono piaciute, quelle del segretario del Partito Comunista di Agrigento contro il prefetto. Allora, al deputato regionale di riferimento del Partito Democratico, che è l'onorevole Michele Catanzaro, il quale ha preso il telefono, ha chiamato il prefetto dicendo: mi dissocio dal comunicato, delle parole proferite da Nino Cuffaro nei suoi confronti, eccellenza, io sto con lei. Intervistando io il prefetto, uno o due giorni dopo, il prefetto mi tira fuori questa cosa. E mi ha detto candidamente che l'onorevole Catanzaro l'aveva chiamato dissociandosi dal comunicato che aveva scritto il segretario di Terreno della Dirigenza. E ne è successo il finimondo. Ma io cosa c'entro? Sua Eccellenza cosa c'entra se in una non regolare e normalissima intervista mi dice ho ricevuto la solidarietà da parte dell'onorevole Catanzaro? Certo. Le loro magagne non vogliono che escono fuori. Questa è venuta fuori così, per un caso fortuito, ma è stata una magagna. Quindi prima di attaccare me, di fare polemiche con me, vedessero i problemi che hanno all'interno del loro partito comunista e cercassero di risolverli, magari con l'aiuto di Legambiente, con l'ambientalista Daniele Gucciardo, che può dare una grossa mano d'aiuto. Io ambientalista lo metto tra virgolette. Lui, tra virgolette, sì, giornalista l'ho messo tra virgolette. Senti, direttore, la crisi idrica è un problema ormai enorme. Sembra quasi un problema non risolvibile. È risolvibile? È risolvibile, però il problema è che la crisi idrica ha investito tutta la Sicilia. Non è un problema solo agrigentino. Certo, poi viene da chiedersi perché i detrattori sono solo ad Agrigento, perché le manifestazioni le fanno solo ad Agrigento, perché i preti scendono in piazza con il Partito Comunista solo ad Agrigento e così via dicendo. Queste sono delle domande che comunque devono pur farsi qualcuno. La causa principale è chiara a tutti. È l'evento naturale. L'evento naturale. Non piove. Qui sono mesi, 8 mesi, 9 mesi, 10 mesi che non cadono una goccia d'acqua. Tutti i nostri invasi sono prosciugati. Addirittura è sparito il lago di Pergusa. Non esiste più il famosissimo lago di Pergusa, luogo eccezionale, luogo di turismo. Non esiste più. Che si fa adesso? Che si fa, direttore, adesso? Certamente. La politica, ma non quella che attaccano i detrattori, il sindacato di Agrigento, il sindacato di Alessandro della Rocca, la politica è quella giusta, la deputazione regionale che si è
susseguita nel corso degli ultimi 30 anni, perché il problema di Agrigento, di crisi idrica in Sicilia, in particolar modo ad Agrigento, esiste da oltre 60 anni. Non è che è di questa politica. Oggi. No, certo. assolutamente no, assolutamente no. Nessuno ha fatto nulla per smuovere una pietra affinché potessero, anzi, non potessero verificarsi episodi come quello che stiamo vivendo adesso, che siamo tutti con il culo per terra, tutti senza. Gli ultimi trentenni della politica, 30 anni della politica regionale, non ha previsto che potessero accadere queste cose, non ha fatto nulla. Ed oggi stiamo piangendo i risultati. Questo è un dato inconfutabile e con il quale dobbiamo fare i conti. Adesso c'è occorri, come dicono a Londra, e cercano di colpire il prefetto, cercano di colpire il sindaco, cercano di colpire la magistratura. Ma quando mai? Qui c'è una classe politica che è l'unica vera grande responsabile di questo disastro. Questa situazione. Direttore, il sindaco di Agrigento che fa con questa giunta? Il sindaco di Agrigento con questa giunta ha preferito giocare, si è divertito lui, ci siamo divertiti tutti. La cambia la giunta. Tutto cambia per non cambiare, ma non metaforicamente. Lì non c'è stato nessun cambiamento, sia nel rinnomine, sia nel riconsegnare le deleghe. Tutto è rimasto come prima. Il sindaco, lui sostiene che questa cosa è servita anche per compattare una buona fetta della maggioranza che negli ultimi tempi oggettivamente era divenuta scandalosa, perché il Consiglio Comunale gli bocciava pure l'acquisto di una penna, e quindi il sindaco, non potendosi muovere, non può organizzare nulla, per fare un esempio. Il bilancio consultivo, cioè, ma se non ho i soldi non posso organizzare. Eppure qualche nano detrattore ha avuto modo di dire: l'estante agrigentina è fallimentare perché non c'è nessuna rappresentazione. Perché poi cosa succede? Se la fai, sei un ladro, perché devi comprarti le Audi e devi fare venire l'Olodana per te ad Agrigento, che costa troppo, però c'è il sistema, c'è la mafia, c'è la massoneria, ci sono i giornalisti corrotti, quindi se fai, ci sono le tangenti e la corruzione. Se non la fai, sei un cretino perché non sei riuscito a farlo. E questa è la realtà di Agrigento. Io voglio che questa intervista l'ascoltano a Milano, Torino, a Novara, a Bellinzona. Infatti così è. Questo è quello che succede ad Agrigento, questo è proprio quello che ho appena detto. Senti, direttore, lo hai scritto spesso ultimamente. Questo, come se questo offendere ormai le istituzioni fosse diventato quasi un hobby, un passatempo, uno non ha nulla da fare, si mette Agrigento, lì, si mette ad offendere, sì. Questo è quello. Sì. Ho scritto un articolo, perché guarda che stiamo parlando degli stessi. Sono sempre gli stessi, quindi stiamo su tutti gli argomenti che abbiamo trattato oggi. Di un ex avvocato, ora magari in modo più elegante toccato al segretario del Partito Comunista di Agrigento, ma sono sempre loro, offendono chi più chi meno dei tre, attenzione, chi selvaggiamente, chi meno poco selvaggiamente e chi in modo più elegante, ma senza sempre attacchi indiretti. Sono sì, questa gente, uno non ha nulla più ormai da perdere, perché ne ha viste di tutti i colori, quindi fin quando continua così e non lo arrestano ancora, avrà modo di ridire questa cosa. Un altro. Gli altri sono sulla cresta dell'onda in questo momento. No, l'altro credono che vuole di essere sulla cresta dell'onda. Che vuole murarlo, certamente, e che auspica
gli arresti di tutti, auspica gli arresti di tutti, siccome questi non ci sono, tutti significa il sindaco, il giornalista, il tangentaro, il politico, il dirigente, auspica a viva voce gli arresti di tutti, anche se poi lo nega. Memorabili sono i suoi dietrofronti che in questi giorni hanno fatto impazzire il web, almeno per quanto mi riguarda, per quello che mi risulta. Perché se la procura non arresta tutti, è collusa con la mafia, è collusa con il sistema, è collusa con la massoneria. L'ho detto lui, non l'ho detto io. Cioè i prefetti ad Agrigento sono venuti non certo per combattere la mafia. Addirittura questo soggetto ha anche detto che il prefetto è venuto ad Agrigento per sfruttare la vetrina di Agrigento 2025, perché lui è uno che ama andare alle feste mondane più che combattere la mafia. Ora, io dico, e concludo, il primo l'hanno arrestato. Questo che auspica gli arresti di tutti, io credo che se continua così fanno la fine del toro. Non solo come esempio, ma anche come sembianze di chi l'ha preceduto. Esattando che me, e davvero poi mi dispiacerebbe, ma seriamente, no, come fa lui, finire nella patria galera, anche perché insomma lui a casa ha una situazione con un congiunto stretto che è vissuto, essendo un delinquente, ha vissuto questa situazione a un fratello che ha rubato dei soldi alla posta. Già ne hai già anche abbondantemente parlato di questo. Sì, dico, no, volevo dire di questa situazione, ne hai già. Le carceri lui le conosce alla perfezione perché ci ha lavorato per tanti anni. Non c'è intanto sapere come, se bene, se male, se ha avuto encomi, se non ha avuto encomi, se è stato preso a calcio nel culo, se li ha dati lui il calcio nel culo. No, non lo sappiamo. Però sa cosa significa, cos'è la realtà carceraria, e quindi. Parliamo di cose un po' più leggere. Dove andrai in vacanza? Farai le vacanze quest'anno? Tutti gli anni la gente prima dell'intervista ci scrive: ma dove andate in vacanza? Allora, come tutti sanno, io nei giorni a cavallo di Ferragosto sono ad Agrigento, sono in Sicilia. Perché lo stai svelando? Di me lo sanno che in questi. Ma perché lo stai svelando? Io non lo so perché lo dico. È vero che noi domani e dopodomani dobbiamo vedere. Tu invece dove andrai manifestazione... a fare le vacanze? No, volevo dire che ti vedranno, perché io e te saremo su un palco domani e dopodomani per presentare la 19ª edizione del Premio Nazionale Sipario d'Oro. Con onore dico che quest'anno il direttore torna alla presentazione della kermesse. Sì, e infatti 30.000 euro. 30.000 euro di contributo da parte del banco. 30.000 euro. Non lo diciamo a nessuno. Direttore, quest'anno andiamo in vacanza, dopo il sipario andiamo in vacanza, anzi ti invito, vieni con me in vacanza, sì. Ci andiamo a riposare un attimino, che forse lo meritiamo. Sì. Però invitiamo ovviamente tutti i lettori, gli ascoltatori. Ovviamente, sta invitando lettori G4H.it, il Premio Nazionale Siparitorio che si terrà il 17 agosto, quindi per poche ore, a Teatro Valladetta, alle ore 21. Ci sarà la Stambelluti come sempre e ci sarà il direttore Castaldo che quest'anno torna sul palco. Va bene Simona. 30.000 euro. Pugno di delinquenti. Vi aspettiamo il 17 e nel frattempo vi auguriamo un buon Ferragosto. Auguriamo ai nostri lettori davvero una vacanza tranquilla, serena, che possa portare un pochettino di pace, perché davvero in questo momento è quella che viene a mancare di più. Riposatevi, rilassatevi, siamo in piena estate, preghiamo anche Dio che ogni tanto qualche pioggia la possa fare anche
arrivare dalle nostre parti, perché la situazione è davvero drammatica. Di là dei meriti speriamo che hanno avuto i nostri amministratori. Questo sì. Buone vacanze a tutti. Buone vacanze a tutti. Un bacio, alla prossima. Un abbraccio a tutti voi, grazie. Ciao. Simona, grazie a voi che ci avete seguito. A te, ci vediamo direttore. Buona serata a tutti, grazie. Arrivederci.